Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a San Mango in occasione della sesta edizione del Premio Muricello, ideato da Antonio Cheffallo in compagnia di Alessia Bausone, che è dottoranda presso l'Università di Catanzaro, ma è attivista da tanto tempo sul territorio calabrese e non solo per i diritti civili, e noi la conosciamo bene di Liberi TV, devo dire la verità. In questo contesto le sarà appunto consegnato il Premio Muricello per il suo impegno proprio per i diritti civili sul territorio. Io ringrazio Alessia di averci, diciamo, concesso questa intervista, e vorrei che ci raccontasse quello che è non solo, diciamo, la sua voglia di lavorare ancora per la Calabria e per i calabresi, ma soprattutto il suo impegno politico e civico che in ogni dove in quest'estate abbiamo visto presenti sui social. Guarda Riccardo, tu hai veramente ragione, hai toccato un tema che è quello del civismo. Se ne sente tantissimo parlare, soprattutto nelle cronache degli ultimi tempi. Che cos'è il civismo se non stare sul territorio a contatto delle persone, no? E io lo faccio portando dei temi che sono fino a qualche anno fa impensabili, no? Parlare di diritti civili nel quotidiano delle persone non era proprio l'agenda di ogni giorno, no? Diciamocelo. Invece oggi, puntando i piedi tutti i giorni, portando avanti queste istanze, che sono istanze di uguaglianza, istanze di normalità all'interno di una società che ha mille sfaccettature, si va avanti piano piano, con piccoli passi, e la gente veramente riesce a comprendere la normalità di tutte le sfumature dell'arcobaleno che noi con le nostre iniziative, con il nostro attivismo, con la nostra voglia di fare, con la nostra attività anche divulgativa, anche universitaria, riusciamo a fare ogni giorno. Quindi un lavoro faticoso ma anche bellissimo. Posso dire anche che tu ti occupi non soltanto di diritti della comunità LGBT, ma anche di donne, quindi di femminismo, di disabilità, e sei presente sul territorio dove una persona ha bisogno della tua voce, perché tu ti sei fatta portavoce sia in piccoli comuni, da quello più sperduto che può essere, mi ricordo, Sersale, dove magari qualcuno non voleva andare e tu invece hai scelto di andare perché hai preferito più il piccolo posto magari dimenticato e non la piazza dove tutti vanno e magari si fanno vedere, si fanno i selfie. Tu hai preferito, come donna e come attivista, proprio i posti dove non va nessuno, per dimostrare che la Calabria, pur essendo dimenticata, non deve esserlo. Infatti io penso che la Calabria, anche i luoghi più piccini della Calabria, anche se Sersale, che hai nominato tu, non è proprio un posto piccolissimo, è un posto anche molto bello, con le valli cupe, con tutta la bellezza anche dei suoi cittadini. Io in quel caso, con Liberi TV anche, che ci ha seguiti, abbiamo fatto un'iniziativa a Sersale, ma tante ne faremo, tante ne abbiamo fatte. L'anno scorso, a seguito dell'episodio di Riccardi, di quella casa vacanze che non accettava gay animali, abbiamo deciso proprio di fare un'iniziativa che si chiamava Omofobi nel mio stivale, no? Per dare un sussulto di arcobaleno a questa Calabria, a volte troppo grigia, magari anche per disattenzione degli stessi governanti, no? Invece bisogna mantenere il faro acceso, mantenere le luci accese, che sono luci dell'arcobaleno. E quindi con tutte queste iniziative, sia nel piccolo posto, nel borgo di Riccardi, sia a Sersale nel Catanzarese, sia anche nella grande città, noi portando questi temi facciamo divulgazione, facciamo capire alla gente che parlare di diritti non è parlare di qualcosa di radical chic, da salotto, da Milano bene, no? Come si suol dire, da Roma bene, da Catanzaro da bere, fondamentalmente, ma è parlare della vita delle persone. Però se non se ne parla, la si dimentica molto spesso, e noi anche qua questa sera siamo qua per parlarne. Il premio che mi hanno dato non è un premio per me, cioè lo danno a me, grazie, è un posto bellissimo, ma è un premio per le tematiche che tutti noi insieme portiamo avanti con fatica, veramente da un po' di tempo a questa parte, e continueremo a farlo. In sfregio a tutti, in sfregio ai conservatorismi, in sfregio anche a, magari a volte anche a consiglieri regionali disattenti, a politici disattenti, noi lo portiamo avanti lo stesso, nonostante un governo nazionale che è radical conservatore su questi temi, che dice che le famiglie arcobaleno non esistono, che dice che cancelleremo i moduli sui genitori 1 e 2, cancelleremo tutto,
ma noi siamo qua a ricordarci che invece le famiglie arcobaleno ci sono, che parlare di diritti civili è ancora di stretta attualità. Però noi non ci trinceremo nella resistenza culturale, noi continueremo a fare attivismo, non è solo questione di resistere, è questione di andare avanti, perché nella precedente legislatura abbiamo attivato leggi molto importanti per l'uguaglianza. Nel nostro consiglio regionale abbiamo discusso in commissione la legge contro per il superamento delle discriminazioni anche per orientamento sessuale, identità di genere, e andremo avanti. Quindi noi ci siamo e ci sarà anche Liberi TV, ovviamente.